Bentornati o benvenuti nel mio canale YouTube, ragazzi. Come vedete siamo ancora all'interno di un video a 360 gradi perché ho intenzione di sviscerare al massimo le capacità e le potenzialità di questa piccola telecamera GoPro che GoCamera gentilmente mi ha dato per poterla diciamo testare fino all'osso e poterla valutare prima di un vostro eventuale acquisto o anche un mio acquisto, perché mi sa che, ragazzi, questa sarà la telecamera che andrò a comprare per quanto riguarda i 360 gradi. Ho fatto anche dei test con la Garmin, la Virv 360, ma non sono stato tanto soddisfatto quanto lo sono con questa piccolina di casa GoPro. Come vedete e come promesso nel primo video che vi lascio qui sotto in descrizione, mi sono portato dietro un metro, perché oggi il test, che non ho ancora mai fatto, quindi farò con voi per la prima volta, è quello di vedere a che distanza la telecamera e la lente anteriore e la lente posteriore possono lavorare senza avere problemi di stitching. Quindi, bando alle ciance, apriamo il nostro cavalletto che viene dato in dotazione con la nostra GoPro, lo mettiamo qui così non cade e facciamo qualche test di distanza. Cercherò di non dilungarmi troppo e di capire che la lunghezza del nostro pole che viene dato insieme alla telecamera è di 60 centimetri. Quindi noi partiamo un po' più lontano e, tenendo una distanza di un metro, ruoterò attorno alla telecamera per vedere come si comporta e quali sono i problemi di stitching. Sto facendo una rotazione. Ora, in questo momento, mi trovo esattamente qui tra le due lenti, quindi nell'intersezione dello stitching delle due lenti. Siamo a un metro di distanza, vi dicevo, dalla telecamera. Qui sono davanti alla telecamera posteriore e qui sono di nuovo laterale tra le due telecamere. Mi riporto davanti alla telecamera e questo giro mi porto alla distanza che in realtà è quella del pole stesso. Quindi il pole misura 60 centimetri, quindi a questa distanza qui io sono alla stessa distanza in cui tengo la mano quando tengo il pole praticamente. Ruoto piano piano, mi sposto a questa altezza perché voglio rimanere a 60 centimetri di distanza. In questo caso sono a 60 centimetri e sono nell'interasse, nella parte di stitching tra le due telecamere. Quindi ho una telecamera che guarda di là e l'altra telecamera che guarda di qua. A me le telecamere in questo momento non mi stanno guardando. Mi sposto ancora nella parte posteriore. In questo caso ho messo in ombra la telecamera, la metto al sole giusto per un discorso di comodità, ma vedete anche la differenza tra luce e ombra, come si comporta. Non lo so come si comporta, è la prima volta che faccio questo test, quindi lo valuterete insieme a me. Proseguo a girare e mi sposto ancora un'altra volta. Sono di nuovo sull'intersezione delle due sfere, delle due semisfere che creano la, diciamo, il video a 360 gradi, e mi risposto nuovamente in questa posizione qui. Siamo già a 3 minuti e 40 di video. La cosa negativa di questa telecamera è che la post produzione è veramente veramente lunga, eterna. Quindi cercherò di rimanere sotto i 5 minuti ogni volta per i video, ma faccio una fatica boia, ve lo dico. Adesso mi metto a 40 centimetri di distanza dalla telecamera. 40 centimetri di distanza frontali, 40 centimetri di distanza laterali, quindi siamo più corti, più corti della distanza del pole stesso. Vedete come sono, non so se ci sono dei difetti di stitching, lo vedrò anch'io in post produzione dopo che sarò andato a collegare tutti i video. Mi metto anche in quest'altra posizione che è quella frontale e per ultimo mi metto in questa posizione che è quella laterale a ben soli 40 centimetri di distanza. Io credo che oltre ai 40 centimetri di distanza, credo che entro i 40 centimetri di distanza si riesca a fare veramente qualsiasi cosa. È inutile che provo a rimanere ancora più vicino. Se volete, proprio per un discorso di curiosità, metterò questo cappello GoPro qui davanti
a una distanza di 15 centimetri, la scritta GoPro è a 20 centimetri, 15 centimetri di distanza, e la vado a ruotare attorno fermandomi nei punti di giunzione, quindi laterale in questo momento, frontale e laterale di nuovo. Ok, anche questo test con, tra l'altro, l'utilizzo dell'audio spaziale a 360 gradi, quindi godetevelo, alzate il volume per vedere proprio la sensazione di questo audio che è molto particolare. Anche questo video e questo test è terminato in questo splendido prato e in questa splendida giornata invernale che ci ha donato madre natura. Spero vi sia piaciuto anche questo video. Se non avete visto il primo, andate subito a darci un'occhiata. Se non avete visto il terzo, aspettate che esca. E comunque ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare mi piace a questo video. Condividetelo con i vostri amici che sono magari interessati e incuriositi nel vedere, provare, testare e parlare della GoPro Fusion, perché ragazzi, questa telecamerina qua, secondo me, una volta che usciranno tutti i plugin e tutte gli aggiornamenti, anche e non solo purtroppo per iOS, perché per ora c'è solo per iOS, sarà una gran super telecamera. Un saluto a tutti quanti, ci vediamo con il prossimo test video tutorial. Ciao!